Si è svolta stamattina nella Sala Borsellino di Palazzo Matteotti la presentazione di un protocollo d'intesa sottoscritto tra la città metropolitana di Napoli ed i comuni di Napoli, Ercolano, Pompei, Torre Annunziata per la gestione integrata e coordinata delle attività di promozione e valorizzazione dei siti patrimonio dell'umanità riconosciuti dall'UNESCO. L'iniziativa nasce dall'esigenza di potenziare l'attrattiva e la visibilità dei territori dove ricadono tali siti, sia a livello nazionale che quello internazionale. In questa prospettiva la città metropolitana intende promuovere l'aggregazione della pluralità degli enti che a diverso titolo sono proprietari, concessionari o gestori dei siti UNESCO, Centro Storico di Napoli ed aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata. Erano presenti all'incontro il sindaco metropolitano Luigi De Magistris, il vice sindaco metropolitano Elena Coccia, il consigliere metropolitano delegato al turismo Carmine Attanasio ed i sindaci e rappresentanti dei comuni di Ercolano, Pompei, Torre. Allora, io innanzitutto voglio ringraziare anche gli uffici della città metropolitana, gli uffici tutti, il segretario generale qui presente, per il lavoro istruttorio importante. Poi ringraziare le tre città, innanzitutto il sindaco Uliano di Pompei, quindi le città di Ercolano, di Torre Annunziata, e ringraziare Elena Coccia, quindi è un momento importante, l'opportunità dei nostri territori, l'Unione fa la forza, con questo protocollo, un gesto formale, istituzionale, politico, molto significativo. Quindi... E siamo onorati di partecipare a questo protocollo che in effetti rappresenta un primo tassello per quello che è la valorizzazione di tutta un'area e non solo, ma anche per una messa a sistema del territorio, perché solo così possiamo vincere le sfide che ci portano a essere competitivi e a fare in modo che il nostro territorio sia uno dei più grossi attrattori turistici culturali. Assessore, un film importante per una realtà importante come la vostra, ma soprattutto nell'ambito di un discorso più generale che riguarda la città metropolitana. Sicuramente è una grande occasione per ragionare e agire sul patrimonio culturale in termini di sistema, perché da soli, mai come in questo caso in cui dobbiamo gestire un patrimonio complesso e di importanza universale, agire da soli significa perdere in partenza. Quindi questa è una grande opportunità, noi la viviamo come una grandiosa opportunità perché non riteniamo, a differenza di altri comportamenti che spesso si vedono in giro, il fatto di essere sito UNESCO come un impedimento allo sviluppo. Essere sito UNESCO è un impegno, è un onere per l'amministrazione comunale, ma è una grande opportunità di fare sviluppo e conservazione con i cittadini sul territorio. Stamattina una firma importante di un protocollo tanto atteso. Un'importantissima firma di una grande amicizia già consolidata con il sindaco De Magistris, nonché il sindaco metropolitano e con il vice sindaco Elena Coccia. Oggi finalmente diciamo l'addio a questi vecchi modi di fare dei territori dove si dimentica quello che è veramente patrimonio, il patrimonio dell'umanità. Un triste testimone che è passato di troppe mani in mano, da sovrintendente a ministri, oggi è nelle mani del territorio, della città di Napoli, la città metropolitana, città come Pompei, Ercolano, Oplonti. Ne siamo orgogliosi e siamo sicuri che questo circuito turistico diventa importantissimo perché si unisce un intero territorio. Consigliere Carmine Attanasio, delegato al turismo, stamattina firma importante di un protocollo importantissimo per il turismo. È importante, come tutte le intese sulla valorizzazione del territorio sono importanti, bisogna lavorare affinché queste aree si abbiano la massima valorizzazione e noi con questo protocollo d'intesa stamattina abbiamo posto la prima pietra per lavorare in sinergia ed è importante questo. Signor Coccia, aggiunge alla firma questo protocollo di intesa tra realtà importanti per la storia, per l'arte di questa regione, di questa provincia, di questa città metropolitana. È veramente molto importante questo protocollo di intesa perché è la prima volta che le città sito UNESCO e le loro buffer zone si uniscono per la valorizzazione del territorio. Questo può significare la perdita, la fine di quelle periferie brutte che avevano caratterizzato soprattutto dopo gli anni 80.
Levante, le nostre città, e questo significa una valorizzazione sia di tipo economico, di sviluppo, ma soprattutto di beni culturali. Ecco perché noi pensiamo che questo sia il primo passo, ma essenziale, della città metropolitana, che compie insieme agli altri comuni.